La Visfondi per rimanere in scia del Formia Calcio, il Real Podgora per riscattarsi dopo la sconfitta in casa del Cisterna. Ottava giornata del campionato di calcio a 5, Serie C2, Girone D. Dal centro sportivo Vito Fabiano di Sabotino, un saluto da Valerio Di Prospero. Ed Enrico Pasquali Coluzzi. L'arbitro Vari Davide, della sezione di Frosinone. Si attende solo il suo fischio, che arriva in questo momento con il primo pallone giocato dal Real Podgora. Ancora Cesaro. Controllo un po' difficoltoso, perde palla. Allora riparte Di Martino. E la risposta sul tiro di Teseo da parte di Compagni. Adesso pressing alto del Podgora, che recupera il pallone con Vinci. La scarica per Cesaro e la risposta ancora di Napolitano. Può ripartire adesso Pannozzo. Prova l'azione personale, il tiro, la parata di Compagni. Ancora Cesaro, prova a girarsi, perde palla Di Martino. Pannozzo prova con il destro, la risposta di Compagni in due tempi, blocca il pallone. Lo stesso Bracagnolo a battere, poi Capogrossi libera il sinistro, la risposta di Napolitano. Ancora Ciuffa, Ciuffa si libera di tutta la difesa ma non riesce a concludere. Poi il gol di Barbierato, che sopraggiunge e con il sinistro di prima intenzione infila il pallone all'angolino. Adesso Teseo va via bene, il pallone per Di Martino e c'è il gol di Di Martino, pareggia subito il Fondi. Pannozzo, Pannozzo per Fiore, il destro e il palo. Barbierato di nuovo, Ciuffa con il destro e la risposta di Napolitano dall'angolo per Capogrossi. Ancora il destro, la palla rimane lì e Vinci non riesce a metterla in porta. Deve tornare indietro da Pannozzo, che supera un giocatore. Ancora Fiore, Di Martino. Ancora Triolo, Di Martino si divora l'occasione con Triolo che non riesce. Riparte il Podgora con il destro di Ciuffa, respinge con i piedi Napolitano e ora Barbierato. La palla è buona dentro per Capogrossi, che viene messo giù da Napolitano. Rosati la rincorsa e infila. Infila Rosati. Capogrossi sbaglia il tocco, recupera palla però Barbierato e Ciuffa si divora un gol già fatto. Capogrossi, Ciuffa, spalle alla porta, vede il passaggio di Capogrossi ed è 3-1 Capogrossi. E adesso con questo calcio di punizione con Di Martino, che riesce a gonfiare la rete dopo il primo intervento di Compagni. Però c'è stato forse un tocco da parte di un difensore della Visfondi. Sì, perché c'è Vinci sul pallone. Poi il gol di Cesaro con il sinistro. 4-2, ristabilisce subito le distanze il Real Podgora. Sono nel momento forse più difficile. Ha trovato il doppio vantaggio. Adesso Di Martino però risponde subito. La Visfondi, partita che sta diventando bellissima con il gol di Passamante. Prova a girarsi, ancora Teseo però. Vinci! Dopo un disimpegno errato di Teseo con la punta, segna il gol del 5-3. Va via con un tunnel, viene fermato forse con un fallo non ravvisato. E allora il gol del 6-3 di Cesaro su assist di Vinci. Ancora Vinci. E trova anche il gol, la doppietta anche per Vinci, il gol del 7-3. Circolazione veloce da parte del Fondi, ma che non produce nulla di buono se non il gol per il Podgora da parte di Barbierato. Di Martino si allunga un po' il pallone, Catanese, Di Martino lo mette giù ma non c'è fallo, norma del vantaggio con Barbierato che deposita in rete il pallone e il gol del 9-3. Mentre arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro Davide Vari. E allora finisce qui la partita con il risultato di 9-3 a favore del Real Podgora. Un saluto da parte di Valerio Di Prospero ed Enrico Pasquali Coluzzi.